conferenza stampa del Giffoni Film Festival, quest'anno alla 46ª edizione. Piero Rinaldi, adesso presidente, ma è stato anche uno dei primi giurati, no? Del festival. Infatti sì, mi emoziono tanto vedere gli ex colleghi della giuria, perché è stata per me un'esperienza di vita molto importante, mi ha insegnato tante cose. E poi nel mio cammino ho seguito il direttore Claudio Cubitosi e oggi mi ritrovo ad essere qui per la seconda volta presidente del Giffoni Experience. E che cos'è stato questo percorso di vita e di lavoro anche? Per me è stato un percorso importante, perché io dal 92 sono membro del consiglio di amministrazione del Giffoni Experience. Poi sono stato presidente della Giffoni Media Service, che è la nostra società che si occupa del nostro marchio e del nostro brand fundraising e del nostro merchandising. E poi un po' alla volta Claudio mi ha guidato per divenire presidente del Giffoni Experience, dove ho assunto non poche responsabilità a dirigere un'azienda come il Giffoni, dove abbiamo molti dipendenti, molti collaboratori, e il nostro progetto aumenta sempre di più, perché il nostro non è solo l'evento di Giffoni che si fa durante il periodo del festival, ma è un'industria tutta gli effetti della cultura, dove noi svolgiamo le nostre attività 365 giorni all'anno. E la presenza e la voglia di questi ragazzi che vogliono partecipare è l'elemento fondamentale? Per me è molto importante, perché io, oltre ad essere presidente, dirigo un'azienda dove è nata 50 anni fa, dove siamo tre fratelli tutti quanti giovani e dove i nostri dipendenti sono tutti quanti giovani, e ci danno la forza di poter proseguire, di andare avanti e di creare nuove opportunità anche per loro. Infatti abbiamo creato la prima startup l'anno scorso, 2 anni fa, Giffoni Innovation Hub, e ci accingiamo a creare altre startup per dare la possibilità ai giovani di immergersi nel mondo del lavoro. Siamo Claudio Cubitosi, direttore del Giffoni Film Festival. L'anno scorso ci siamo salutati, che ci hai detto che c'era un tuo obiettivo da raggiungere, Multimedia Valley. E voi l'avete vista, Multimedia Valley sta lì, è imponente, è cresciuta dal primo pilastro messo nel mese di dicembre di 2 anni fa, adesso è una struttura viva, forte, come ho detto, è imponente. Lì però non dobbiamo guardare soltanto a quella che è la parte strutturale, ma quelli che sono i contenuti. Ebbene abbiamo fatto che già 3 anni prima abbiamo messo in moto un meccanismo creativo tale da poter far vivere ai giovani quella struttura, quindi il settore innovazione è nato per questo. Non è che poi aspettiamo altri 5 anni per sapere dentro che cosa ci vogliamo mettere. Quello sarà sia la cittadella che parte della Multimedia Valley, il cuore pulsante dell'economia locale. Io penso che decine di giovani, le start-up, si creerà veramente un lavoro che mai visto in un'area, diciamo, periferica come quella di Giffoni in Italia. Quindi nasceranno veramente, ormai il brand è famoso dappertutto, quindi venire a Giffoni fa bene, tutti vogliono venire, quindi approfittiamo di questo per fare in modo che anche gli investitori italiani e stranieri possano scegliere Giffoni per i propri business. Il Dream Team che sta dentro, che sono circa 50 giovani, che sta dentro al settore di innovazione, serve proprio a sfornare idee per farle finanziare. Più idee finanziano, meglio vanno i giovani, quindi creare occupazione giovanile. Quindi il Giffoni Film Festival, che è dedicato ai ragazzi, come hai detto prima, che è una parola che ci piace molto, è un'opportunità, perché dà un volano economico non indifferente, ma allo stesso tempo è promotore di cultura, cose difficilmente oggi che vanno di pari passo insieme. Come dico sempre, ho detto anche stamattina, è difficile parlare di Giffoni come un solo settore. Noi dobbiamo immaginare che Giffoni è come una rosa: togli un petolo e ne esce un'altra, togli un altro petolo e ne esce un'altra, perché quindi cambiano un po' anche i profumi, no? Arrivi proprio al profumo quando tu sfogli la rosa, perché il programma del festival, dentro ci sono altri 15-20 programmi. E quindi che cos'è Giffoni? È un progetto creativo complesso, composto da tanti programmi. Allora, sicuramente il festival è la parte più importante, più luminosa, che ha però anche tante altre aspettative. Cioè, che succede ai ragazzi quando vengono a Giffoni? Vengono solo a vedere film? Non credo, e non è così. Quindi l'opportunità di conoscere nuove famiglie, di lasciare la propria per 15 giorni, dove debbono
completamente cambiare dentro, quindi si riconoscono, incominciano ad accettarsi, fanno nuove amicizie, nuove culture, nuove lingue, nuove religioni. Succede una cosa straordinaria, se mondi diversi si incontrano a Gifoni. Quindi è chiaro che noi diciamo 4.150 giurati, abbiamo pensato di aver detto tutto. No, immaginate 4.150 persone con le rispettive famiglie che vengono per la prima volta, spesso molti, in un'area che è quella nostra e che poi incominciano ad amare la bellezza del locale, la stessa pochezza di strutturale, diciamo, di Gifoni. Poi conoscono la nostra realtà provinciale, c'è un tam tam, poi se lo mettiamo anche sul piano turistico che non ha pari. Allora, sono mille le cose che compongono la progettualità di Gifoni, che poi ci mettiamo, vedete, per esempio, anche tutte le televisioni, i network italiani e anche internazionali che vengono a Gifoni, e non è che vengono a fare solo intervista ai grandi talenti, per loro questa esperienza dei ragazzi è fondamentale, perché quello è il nucleo, è la centralità del lavoro che facciamo durante tutto l'anno. Questo mi sembra da rilevare con assoluta responsabilità. Quindi la prossima destinazione è Gifoni? Assolutamente sì, destinazione Gifoni, mi raccomando tutti.